da ritornare. Cari amici, ben ritrovati, buona giornata a tutti, saremo insieme anche questa mattina per trascorrere un po' di tempo e tenerci aggiornati sull'evoluzione di questo tempo di emergenza per il coronavirus, ricordandoci l'invito rivolto a tutti a non uscire di casa, ad avere una estrema attenzione per la contaminazione che potremo trasmettere volontariamente, non certo volontariamente, involontariamente, e che possiamo invece evitare quando riusciamo a diminuire tutte le nostre interazioni sociali e poi a fare quelle operazioni di igiene personale, il lavaggio delle mani, l'attenzione a lasciare le scarpe fuori di casa e tutte queste cose che dovremmo aver imparato in questo tempo di coronavirus. Ma non sarà solo un tempo così di ricordo di queste cose, ma anche un momento di incontro, quello che vivremo questa mattina. E il primo incontro che facciamo qua su Telepace è con Don Matteo Benetti, che è parroco a Gattorna. Matteo, buongiorno, come va Matteo? Buongiorno. Sentiamolo. Buongiorno Fausto e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco Matteo, tu sei parroco nell'Alta Val Fontana Buona, puoi dirci come avete trascorso questo tempo di Pasqua, tu e le tue comunità? Intanto ci dici anche quali sono le comunità dove tu hai un servizio da svolgere. Dimmi. Sì, io sono parroco nella parte alta della Val Fontana Buona, quindi Gattorna e tutte le parrocchie del comune di Neirone. San Marco Durri, Ogno, Neirone, Rocca Tagliata. E qui ci sono da a fine estate 4 anni e sì, immagino che il modo in cui stiamo vivendo questo tempo, quindi anche le feste della Pasqua, sia abbastanza analogo a quello che al modo in cui si vive un po' da tutte le parti, immagino. E cerchiamo forse con fatica, con la sensazione un po' del ritardo, trovare quel poco che è possibile, alternativi a cui siamo abituati. Dico ritardo nel senso che all'inizio ci siamo trovati proprio sprovveduti di fronte a questa situazione, ma forse un po' come immagino tutti. Ora cerchiamo di usare questi mezzi come stiamo facendo adesso per questo appuntamento. Allo stesso modo ieri abbiamo fatto, almeno io ho fatto un primo incontro di catechismo con i ragazzi in questa modalità. Loro d'altra parte sono abituati già da tempo per la scuola. Abbiamo cominciato con qualche gruppo di adulti anche a usare questo mezzo, questo modo. E, ecco, di fatto poi si passa tanto tempo al telefono, almeno io non passavo così tanto tempo al telefono prima. E poi davvero è difficile inventare altri modi. Com'è andato l'incontro di catechismo con il computer? Raccontaci un po'. Sì, potrei dire che per alcuni aspetti la fatica il disagio di non poter essere insieme, ad esempio i ragazzi direi quasi subito mi hanno chiesto ma facciamo anche un gioco perché spesso quando ci incontriamo di persona se riusciamo a fare quello che abbiamo programmato nel tempo che non impegna tutto il tempo dell'incontro, magari usiamo, di solito tengo preparato un gioco e in modo che possiamo passare anche un po' di tempo in quel modo.
e loro mi hanno chiesto se potevamo fare un gioco anche, ecco, in questa modalità è più difficile, o perlomeno bisogna pensare un gioco che si possa fare anche in questo modo. Ma questo direi l'aspetto, ecco, la fatica, no? Del non essere presenti di persona. Però d'altra parte invece mi è sembrato si sia creato un clima forse di ascolto più attento, perché Più attento. non saprei dire perché. Forse perché vedersi tutti sullo schermo di un computer, qualcuno addirittura di un telefono, chiede comunque un ascolto, una presenza che non consente meno distrazioni, è più difficile parlare uno sopra l'altro, perché è quindi quasi una scansione più ordinata del tempo, ecco, della riunione. Quindi, sicuramente, essendo stata la prima volta ieri, dopo che abbiamo interrotto gli incontri, io ero contento, ma mi sembrava che i ragazzi anche fossero contenti di potersi vedere in questo contesto. Infatti, erano un po' stupiti e mi chiedevano anche: ma ora ci vediamo anche le prossime volte? Certamente, ecco. Don Matteo, volevo chiederti se nella tua zona, nelle tue parrocchie, hai delle persone colpite dal coronavirus, com'è la situazione dal punto di vista sanitario a questo proposito? Ci dici? Sì, potrei dire che, almeno per come mi sembra, rispetto ad altre zone, mi pare che siamo un po' preservati. Alcune persone, sì, sono state contagiate, qualcuno è finito in ospedale, ecco, è stato ricoverato. Una signora ecco, la prima, direi la prima che ho accompagnato, di cui ho benedetto la sepoltura, era una signora molto anziana che abitava tra l'altro proprio qui vicino a me, quindi oltre che una mia parrocchiana, potrei dire una vicina di casa, poi una di quelle persone che frequentavo abitualmente proprio perché anziana, andavo a trovare, a visitare, ecco, e mi ha stupito quando ho saputo che era mancata, e proprio per il virus, proprio perché lei non usciva di casa direi da anni, e i suoi contatti sociali erano pochi. E quando ho saputo che era mancata, e ha fatto davvero presto, perché si è ammalata nel giro di un paio di giorni, ma questo immagino per l'età. Il primo pensiero che mi è venuto è davvero come sia strana questa cosa, cioè il fatto di una malattia, ecco, di un contagio che arriva là dove magari meno te lo aspetti. È lì, è possibile soltanto che i familiari o la badante, ecco, chiaramente senza la possibilità di sapere dove, come. Ecco, e poi proprio alcuni casi, ma pochi direi, pochi rispetto a quello che sento anche soltanto in posti non distanti da noi, come può essere Rapallo, Chiavari, Sestri Levante o anche Carasco. E quindi, per fortuna, un po' di più forse siamo protetti in questo senso.
Matteo, ci sono situazioni di difficoltà per le persone? State aiutando qualcuno che a causa di questa emergenza, dello stop del lavoro, è in difficoltà, chi non ha lo stipendio, chi magari già in qualche momento difficile è ulteriormente in una condizione di disagio, di sofferenza? Sì, in questo senso cerchiamo di tenerci in contatto, di organizzare un po' un'attenzione sul territorio, e questo cerchiamo, ma già da prima di questa situazione è il centro d'ascolto della Caritas, che è qui sul territorio del nostro vicariato, che si fa carico di questa attenzione. E l'impressione è che finora le persone che si sono avvicinate, ecco, chiedendo aiuto in questo senso, per lo più quelle che già prima di questa situazione vivevano situazioni di difficoltà economica, e quindi chi o abitualmente o saltuariamente attingeva, chiedeva, quelle si sono acuite, ecco, si sono intensificate. Qualche famiglia in modo diverso ha cominciato a chiedere perlomeno ha espresso preoccupazione anche per magari attualmente si riesce ad andare avanti, ma in prospettiva se le cose rimangono così sono tanti gli stipendi che non arrivano, e quindi famiglie che cominciano a fare un po' i conti e a trovarsi davvero in difficoltà. Quindi a me pare di sentire o forse di immaginare che anche chi non è abituato a chiedere un aiuto, un sostegno, magari si trovi anche a disagio e fatichi nonostante il problema magari sia reale, preferisca prima fare il possibile per non arrivare a chiedere aiuto, o magari si chiede aiuto prima ai familiari, forse perché questo, ecco, questo chiedere aiuto mette, credo, ecco, inevitabilmente un po' a disagio chiunque. E, sì, quindi questo dal punto di vista economico. Altro invece è il disagio dal punto di vista relazionale, non so come altro dire, tanti che esprimono ma direi quasi il dolore proprio del non poter celebrare. Abbiamo vissuto la Pasqua, stiamo vivendo la Pasqua, e tanti adulti che mi esprimono proprio questo, il dispiacere, la fame, ecco, usano proprio queste parole, la fame, la sete dell'incontro con il Signore e con la comunità, quindi attraverso i sacramenti e attraverso la celebrazione dentro la comunità. Ecco, credo che questo che ci dici, proprio manca la sacramentalità nella sua espressione più ampia, che è quello l'incontro sia col sacramento che col sacramento che è la Chiesa, che è il fratello, no? Questa prossimità. E a questo proposito, quanto ci dicevi, Matteo, credo che, faccio un esempio molto banale, no? Se uno ha raffreddore e ha bisogno, chiede un fazzoletto, no? Come quando qualcun altro ha raffreddore e ti chiede un fazzoletto, glielo dai. Ecco, credo che forse adesso ci
voglia la semplicità d'animo di chi magari non ha mai avuto bisogno di un fazzoletto e ha bisogno di chiederlo. Certo è difficile, magari per quelli che hanno fino a ieri aiutato, dover chiedere aiuto, ma siamo in un'emergenza assolutamente nuova, la prima volta nella storia che accade una cosa del genere. Quindi dobbiamo, e lo dico a coloro che ci stanno ascoltando, se qualcuno è in difficoltà, chieda. C'è un tempo per chiedere, c'è un tempo per dare, c'è un tempo per dare e un tempo per chiedere. Allora credo in questo senso, proprio quando abbiamo dei rapporti, delle relazioni più semplici, magari facciamo questo passo sempre, perché non succeda che qualcuno rimanga senza nulla, essendoci qualcuno che può dare, perché credo, penso anche da voi, come cresce la necessità è cresciuta anche la generosità, ci sono tante persone che si rendono disponibili, credo Matteo, anche lì da voi immagino, no? Ci sono esperienze belle, puoi dirci qualcosa a questo proposito? Dimmi. Sì, sicuramente, ma intanto appunto il centro d'ascolto un po' come sempre si trova a, per quel che è possibile, a coordinarsi con i servizi sociali delle istituzioni, dei comuni, ecco, e quindi anche quegli aiuti di cui, quei finanziamenti da parte del governo per sostenere queste difficoltà arrivano tramite i comuni, e questo si è cercato perlomeno di coordinarci, quindi segnalarci reciprocamente le situazioni di bisogno, quindi le famiglie che possono essere in difficoltà. Questo mi pare sia una prima cosa importante, il fatto del coordinarsi, del fare, come si usa dire, fare rete, no? Poi in modo più spicciolo, mi viene a dire, io ad esempio ho qui in parrocchia dei giovani che svolgono per lavoro, hanno trasformato, ecco, potrei dire così, la loro attività, che era quella del trasporto persone, ecco, il taxi, diciamo, che tanti anziani, soprattutto nelle frazioni più disperse, non hanno mezzi, usano abitualmente. E ora, così parlando con loro, di fatto ho visto che hanno quasi cambiato la loro attività dal trasporto persone al trasporto della spesa, delle necessità che questi anziani, ecco, magari per non scendere nel negozio. E allora ho pensato, ecco, di chiedere ad esempio a loro, che sono molto in contatto con persone che poi concretamente vedono le difficoltà a volte di persone che poi non... magari non alzano il telefono per chiedere aiuto, però loro, se vedono, ho detto eventualmente che possano segnalarmi anche questa cosa qua, che mi parrebbe, ecco, una cosa... ma ecco, da questo al passaparola mi pare che possa essere almeno qui in campagna, nei paesi, possa essere ancora il modo più semplice di avvicinare, di raggiungere le persone, perché ancora, ecco, qua essendo paesi lo si può fare. E invece la cosa che è più difficile forse, che manca, è una vicinanza, non so, penso l'altro giorno, il giorno di Pasqua, ecco, ho fatto una telefonata anche alla casa di riposo, l'unica che c'è qui nelle mie parrocchie, e ecco, lì andavo a far messa tutte le settimane, quindi li incontravo, tanti sono miei parrocchiani proprio, e gli altri lo sono diventati perché sono attualmente lì,
per loro le giornate già normalmente nel tempo normale sono tutte uguali. Quindi il giorno in cui arrivavo a far la messa, anche soltanto il fatto di poter vivere un momento che segna la settimana, ecco, che oltre che essere l'incontro con il Signore così particolare, adesso non potendo andare, sì, l'unica cosa è una telefonata, però mi dicevano le operatrici che ho sentito appunto al telefono, che per loro è particolarmente dura, proprio perché non vedono i familiari, perché non si può, ma penso a tanti anziani in casa. Don Matteo, allora approfittiamo di questo mezzo di Telepace, se vuoi dare tu un saluto alla tua gente e così entra il tuo volto nelle loro case e dargli così un segno di prossimità, per quanto la televisione può aiutare a rompere questo isolamento. E con questo magari, ecco, il dire ci sono, vi saluto. Prego. Sì. Ma tra l'altro ieri sera, quando mi hai comunicato di questo appuntamento, ne ho parlato con gli altri preti che sono qui nella valle, con i quali invece ci teniamo abbastanza, cerchiamo di tenerci in contatto almeno tra di noi, e anche loro mi dicevano: ma allora mi raccomando, salutaci tutti, non solo i tuoi parrocchiani ma quelli anche nostri, quindi un po' di tutta la valle. E davvero mi pare, per quello che è possibile, importante dirci che ecco, con il pensiero, con il cuore, noi, almeno da parte nostra, cerchiamo, ecco, noi celebriamo la messa tutti i giorni, io la celebro insieme a Don Guido, perché ho provato qualche giorno a celebrarla da solo, ma è parecchio triste, ecco, poi, cioè, si può far tutto, però almeno insieme a un confratello, davvero cambia tanto. E siamo soltanto noi due nella chiesa vuota, e stiamo alla distanza necessaria, lo spazio lo abbiamo, però ogni volta, reciprocamente proprio, mi pare, ci cerchiamo di ricordarci di tutti i nostri parrocchiani, ma quasi direi ne abbiamo necessità. Ecco, quella chiesa vuota, come dire, è come se ci suscitasse ancora di più, acuisce quel desiderio, quella sete che viene dentro di volti, di amicizie, di cura, di persone che ecco, noi non abbiamo una nostra famiglia, si dice, no? Però ecco, consideriamo nostra famiglia un po' la nostra gente. E allora, ecco, io dico soprattutto nel momento della celebrazione, ecco, della celebrazione eucaristica, lì cerchiamo di portare tutti, e soprattutto pensiamo a chi fa più fatica, in particolare gli anziani, che tra l'altro qui nella nostra zona, nella nostra valle, sono la maggior parte delle persone, perché purtroppo viviamo in una terra che è invecchiata, potremmo dire, in questi anni. Però portiamo i bambini che rallegrano tanto la vita delle nostre comunità, e che invece ora devono vivere anche loro chiusi in casa. E ricordiamo un po' tutte le famiglie, chi fatica, chi aspetta di poter tornare al lavoro, chi invece lavora ma con tanta difficoltà, gli ammalati. Ecco, cerchiamo di passare almeno quello che ci capita, sì, di fare, sì, sì, raccontandoci, sì, 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 ce lo siamo, sì, anche detto, no? Bene, Matteo, grazie. Grazie Don Matteo. Allora, abbiamo salutato la tua gente e ci risentiamo, e saluta
gli amici, i confratelli dell'Alta Valle, della Valle Fontanabuona e la tua gente. A presto, ciao Matteo. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie. Bene, cari amici, siamo stati in Alta Fontanabuona, ci ha parlato Don Matteo di come si è cambiato anche per questo interessante servizio, no, da tassisti a portatori di spese di questi ragazzi. Anche quello è un modo per aiutare, quanto mai importante, per limitare la diffusione del coronavirus, evitare proprio tutte le interazioni possibili. Siamo in contatto ora con Enzo Sivori dell'ATP. Buongiorno, signor Sivori, come va? Buongiorno, bene, bene, di salute bene, anche se questa Bene. crisi ovviamente non è temporanea e sta provocando dei disastri non soltanto dal punto di vista sanitario, anche dal punto di vista economico. Allora, l'abbiamo chiamata proprio perché ci aiuti un po' a capire che impatto ha sull'azienda dove lei, sia sul piano dei servizi che anche su quello occupazionale, perché ha dei risvolti importanti anche sul piano occupazionale, perché tutti i trasporti si sono ridotti, sono evidentemente limitate le interazioni sociali e quindi anche tutto quello che si muoveva prima ora è fermo, obbligatoriamente fermo. Ci può dire qualcosa allora a questo proposito? Sì, Prego. c'è stata una prima fase che sta durando anche in questo momento e probabilmente durerà ancora le prossime 2 settimane, in cui abbiamo avuto un crollo dell'utenza, un crollo addirittura del 90%. E questo perciò ci ha spinto con una drastica riduzione dei ricavi. Faccia conto che a marzo abbiamo perso qualcosa come 400-500 mila euro di ricavi da traffico, da bigliettazione. E ovviamente noi, come risposta per contenere i costi, abbiamo ridotto drasticamente il servizio, anche perché a partire dal 30 marzo, anche perché far viaggiare gli autobus vuoti non aveva senso. E in sostanza il nostro servizio, il servizio che stiamo svolgendo da quella data, è il servizio festivo invernale, che è costituito da 84 turni. In pratica abbiamo tenuto vive soltanto le direttrici principali. Poi, per non far mancare il servizio alle altre parti del territorio più disagiate, abbiamo previsto 24 turni a chiamata. A prenotazione, perché in realtà la chiamata deve avvenire il giorno prima rispetto all'effettuazione del servizio, ed è un servizio che noi svolgiamo su prenotazione appunto dalle 5 del mattino alle 21 della sera. Poi abbiamo lasciato 12 turni a disposizione, quindi c'è del personale a disposizione che viene utilizzato sia per le operazioni di sanificazione, che sono state ovviamente intensificate per evitare rischi sia agli autisti che agli utenti che salgono a bordo, e ovviamente anche per eventualmente andare a sopperire a mancanze dovute ad un aumento delle chiamate. Il servizio a chiamata ha riscosso un notevole successo, soprattutto nel genovesato, un po' meno nelle nostre valli del Levante, e ovviamente abbiamo anche istituito, cioè abbiamo anche concordato con i sindacati l'utilizzo di uno strumento che si chiama Fondo di Solidarietà, che può essere utilizzato per 4 volte l'importo che l'azienda ha versato l'anno precedente. In pratica per noi si tratta di 296 mila euro. È una sorta di cassa integrazione, per cui l'azienda, a fronte del pagamento di 1,6 milioni di stipendi tutti i mesi, recupera circa un 20%, 25%.
e 100 persone giornalmente usufruiscono di questo fondo di solidarietà. L'accordo prevede che integriamo al 100%. Quindi abbiamo oltre un centinaio di autisti che continuano a lavorare a rotazione, 100 autisti che vanno a un fondo di solidarietà a rotazione, poi ci sono un po' di malattie e il resto cerchiamo di far smaltire delle ferie soprattutto pregresse e poi stiamo aspettando, speriamo non in vano, i provvedimenti governativi che sono stati richiesti dalla Regione Liguria, che quindi c'è un fondo, è stato richiesto un fondo che potrebbe prevedere il ristoro dei mancati ricavi, che in questi mesi diventeranno importanti andando avanti, anche perché incassiamo tantissimo nei mesi estivi e sono soldi che servono per coprire i costi, perché come lei ben sa la nostra azienda non ha utili, cerca di andare in pareggio e utilizzando eventualmente le maggiori risorse economiche per migliorare il servizio offerto al territorio, ovviamente concordandolo con la città metropolitana. È chiaro che il ristoro dei ricavi potrebbe far cambiare un attimino la situazione. Ora, fra poco ci troveremo ad affrontare una seconda fase, le cui premesse le stiamo già vedendo in questi giorni. In sostanza sta leggermente aumentando la frequentazione dei nostri mezzi e quindi, siccome dovremo mantenere ovviamente le giuste distanze fra i passeggeri, ci stiamo predisponendo per gradualmente aumentare sulla base delle esigenze il servizio offerto in modo da far mantenere agli utenti le giuste distanze e quindi da assicurare all'utenza e ai nostri autisti la giusta sicurezza. E poi dopo il 3 maggio vedremo. Come fate a tutelare questa sicurezza? Che cosa avete predisposto? No, innanzitutto i mezzi vengono sanificati in continuazione, sono state fornite le mascherine a tutti i nostri autisti, sui mezzi piccoli dove è difficile il distanziamento sono state installate delle paratie che consentono una divisione rispetto ai passeggeri e ovviamente i passeggeri devono stare a una distanza giusta fra di loro. È chiaro che se la frequentazione degli autobus aumenta avremo delle difficoltà a mantenere questa distanza e quindi dovremo intensificare il servizio. Banalmente faccio un esempio per stressare il concetto e rendere l'idea. Se un pullman che oggi porta 5 persone che restano giustamente distanziate, a partire da lunedì prossimo, siccome c'è un aumento delle attività aperte, viene frequentato da 25 persone, la giusta distanza non può essere mantenuta e quindi noi in quel caso avremo la necessità di mettere 2 autobus. Per garantire sicurezza a chi viaggia, ovviamente dovranno essere dotati di mascherine, dovranno viaggiare con l'autocertificazione e per questo stiamo collaborando con le forze dell'ordine che spesso salgono a bordo dei nostri mezzi a chiedere appunto l'autocertificazione e a verificare che ci sia un giusto motivo per viaggiare sui nostri mezzi. Bene, grazie. Allora un'ultima cosa le chiedo. Ha detto che nel Tiguglio c'è poca richiesta di questi trasporti, appunto a richiesta, prenotati il giorno prima. Può ricordarci qual è la procedura? Magari qualcuno non è al corrente di questa opportunità che voi offrite, così da poter far conoscere questo servizio. Ce lo può illustrare ulteriormente? Sì, ve lo illustro. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, si può telefonare a un numero verde
Questo numero verde, vado a memoria, dovrebbe essere 849 99 99. In ogni caso viene trovato su tutti i volantini che abbiamo messo nei comuni, nei paeselli, alle fermate. E una persona che ha bisogno di mobilità telefona al mattino dalle 9 alle 12, dal lunedì al sabato, e prenota il servizio. Che viene effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 5 di mattina alle 21 di sera. E quindi io, se devo, ad esempio, oggi è giovedì, se devo muovermi domani mattina per andare a comprare alla farmacia di Castiglione Chiavarese, io abito a Velva, una medicina, telefono alla centrale operativa, a questo numero verde, e chiedo un autobus che mi porti alla farmacia domattina alle ore X. È chiaro che questo contatto viene mantenuto e all'indomani mattina viene organizzato un servizio che porti il sottoscritto, a prendere le medicine, magari un altro utente di un altro paese della valle, che ha chiesto un'altra, che ha manifestato un'altra esigenza di mobilità. Viene un po' meno utilizzato qui, ma tenete conto che comunque le richieste sono sufficientemente importanti. Di là viene richiesto di più perché il centro di attrazione è Genova, del genovesato, e quindi un centro molto importante, con molte attività, con gli ospedali, e quindi è chiaro che molti infermieri, molti operatori sanitari si spostano anche con i nostri mezzi. A Levante viene un po' meno utilizzato perché questa esigenza di mobilità è minore da una parte, tenendo poi conto che la chiusura di tantissime attività ha fatto un modo che nelle famiglie ci sia la permanenza a casa di persone che normalmente andavano a lavorare, quindi magari sono dotati di autovetture, e perciò possono, in questo caso, anche gli anziani fare a meno dell'autobus, perché va a comprare per tutta la famiglia il figlio o la nipote o il fratello, insomma. Bene, signor Sivori, grazie di tutte queste informazioni. Abbiamo ricordato anche questo servizio che credo possa essere importante soprattutto per chi si trova nelle zone più lontane dalla città, ma anche per chi magari, come ha fatto l'esempio lei, si deve recare un pochino più lontano per una cosa di estrema necessità. Grazie, auguriamo buon lavoro e poi se ci sono ulteriori novità ci risentiremo. Grazie a lei, Don. La saluto, grazie molto. Grazie, buona giornata, ancora buona Pasqua. Adesso, cari amici, abbiamo sentito l'esigenza di rimanere distanti. C'è un piccolo video preparato dal Dipartimento della Salute dello Stato dell'Ohio, in America, che con una raffigurazione così molto divertente per certi versi e per altri un po' meno, ci dice perché è importante tenere la distanza degli uni dagli altri, quale sia la ragione. Lo fa mostrandoci un semplice esempio con delle palline e delle trappole per topi. Che cosa succede? Allora io chiedo alla regia sono 30 secondi di un video, possiamo guardarlo, credo che possa essere interessante. Vediamolo. Ecco, abbiamo visto un piccolo spazio come cambia. Se siamo tutti attaccati e non c'è questa pallina che cade, non succede niente. Ma se cade una pallina, quello è il virus, tac, succede il disastro che abbiamo visto. Basta tenerlo staccato e quando cade la pallina, cade nel vuoto. Allora dobbiamo immaginare che questa pallina sia il virus che cade, lo lasciamo cadere, finisce
finisce lì e fine del contagio. È quello che stiamo vedendo dai risultati che ci stanno presentando i responsabili della protezione civile, che ci mostrano come quando il distanziamento sociale è rispettato scenda l'indice di contagio e la speranza è che al più presto scenda in modo deciso, che non ci sia solo un appiattimento della curva ma ci sia un decadimento netto. Non sta ancora avvenendo con questo vigore, non c'è l'andamento opposto di quando c'è stata la crescita. Dobbiamo impegnarci tutti per tenere questo distanziamento tale da poter evitare che la caduta del virus provochi la diffusione dello stesso. Siamo ora in collegamento con Martina Podestà. Martina, benvenuta in trasmissione. Grazie, buongiorno a tutti. Martina, da dove ci parli? Sì, ti sentiamo bene, sì, sì, ti sentiamo. Da dove ci parli? Allora, dobbiamo perfezionare l'audio, ecco. Ora mi senti? Io ti sento. Mi senti? Sì. Martina? Sì, ti sento. Volevo chiederti questo, da dov'è che ci stai parlando? In casa mia, sto facendo la quarantena dopo che sono tornata al Perù. Sono arrivata martedì a casa. Ecco, Martina, hai fatto un'esperienza di servizio con il Mato Grosso. Ci puoi raccontare come mai eri in Perù? Sì, allora io sono partita a settembre appunto con l'operazione Mato Grosso. Sono andata da una coppia, Giulia e Danilo, che erano partiti a novembre del 2018 e ad aprire un taglier, una scuola di falegnameria per i ragazzi. E mia sorella mi aveva chiesto se l'accompagnavo per il suo mese di ferie e poi una coppia che vive in parrocchia qua da noi, che fa parte dell'MG, mi ha chiesto appunto se avevo voglia di fermarmi più tempo e quindi ho preso la decisione di fermarmi 6 mesi a Lucma insieme appunto a Giulia Danilo. E ho vissuto con loro in questo taglier con i ragazzi tra gli 11 e i 13 anni. E come? Ah, no, parla. Devo chiedere alla regia che stia in silenzio. Mi sono fermata alla fine 7 mesi. Dovevo fermarmi fino al 30 marzo, ma mi sono fermata 2 settimane in più per i problemi con i voli. Avevano cancellato il mio volo e in questi mesi ho fatto diverse cose, principalmente all'inizio con i ragazzi del taglier andavo a trovare la gente povera in casa loro, c'era chi abitava più vicino, magari anche lì in paese proprio a Lucma dove ero io, e chi invece abitava anche più lontano, magari a 2 ore a piedi. Con i ragazzi portavamo i viveri, poi ci fermavamo lì da loro, lì dalla gente, un po' a parlare, cioè più che altro parlavano i ragazzi perché quasi tutte le persone anziane lì parlano quechua, quindi io mi limitavo magari ad ascoltare o a farmi tradurre dai ragazzi quello che dicevano le persone. E era molto bello perché sempre sembrava che la gente quasi ti aspettasse che qualcuno li andasse a trovare. E con i ragazzi dell'oratorio invece qualche volta abbiamo fatto l'aiuto ai poveri, quindi portare l'acqua alle case che non ne avevano, oppure aiutare a portare la legna per accendere il fuoco, perché ovviamente lì le persone in casa hanno la biciarra, che sarebbe dei mattoni per terra con sopra due stecche di ferro, sotto accendono il fuoco e sopra mettono la pentola per cuocere, quindi la legna gli serve per cucinare. E molti poveri poi arrivano anche nella casa parrocchiale che c'è di fronte al taglier, quindi una parte dei mesi sono stata anche in casa parrocchiale ad accogliere le persone che arrivavano. Le persone portano i viveri, che sono principalmente verdure, e ti chiedono in cambio altri viveri che
sono riso, farina, zucchero, poi c'è, abbiamo la pasta, gli enlatados, che sarebbe lo scatolame, e parte dei viveri arrivano poi anche dall'Italia. Per esempio nel 2018 avevamo fatto questo container di 12 metri a Chiavari, proprio quello organizzato dall'operazione Matto Grosso, e una parte, cioè questi viveri erano andati in Perù per esempio, quindi la raccolta viveri che era stata fatta poi, cioè la gente può sapere appunto che davvero i viveri vanno ai poveri o si utilizzano per dare da mangiare piuttosto agli operai che vengono a pranzare in parrocchia o ai ragazzi del taglier. E poi sempre in questi mesi ho vissuto qualche giorno in casa di una famiglia ed è stato molto bello perché vedi davvero come vivono le persone, quindi il letto che sono quattro tavole messe su quattro legni, cioè su quattro bastoni, e loro hanno il materasso con tante coperte e basta. Oppure appunto magari loro vanno a dormire molto presto la sera e si svegliano molto presto la mattina. Altre cose che ho fatto all'inizio dei miei mesi, ecco, dove erano presenti anche altre ragazze volontarie dell'OMG, sono andata in una scuola a, diciamo, fare un po' di compagnia e scuola a dei bambini disabili, e dopo la scuola andavamo con questa ragazza a trovare anche un bambino autistico a casa. Di ovviamente li chiamano come bambini speciali, tante volte non capiscono magari i genitori che cosa hanno, quindi sono chiamati bambini speciali. E niente, noi facevamo un po' giocare questo bambino, perché diceva che non sapeva come tenerlo, non capiva che cosa aveva, e quindi noi ci limitavamo ad ascoltare il papà che sempre aveva richieste o sempre aveva qualcosa da raccontarci, e poi facevamo giocare un po' il bambino. Martina, questa esperienza vissuta in un tempo che ha incrociato l'emergenza del coronavirus, com'è che si è sviluppata poi l'emergenza in quella zona? Cosa ha voluto dire? Cos'è accaduto? A marzo è arrivato il provvedimento del presidente del Perù, che cioè, il 17 marzo doveva aprire il taglier lì a Lucma, come dovevano aprire poi tutte le scuole, perché in Perù la scuola va da marzo a dicembre, mentre febbraio, metà dicembre, metà marzo sono i mesi estivi, quindi i bambini non vanno a scuola. E le scuole non hanno riaperto e hanno deciso di bloccare tutto, quindi le persone non andavano più al lavoro, neanche in parrocchia venivano a lavorare nelle cooperative o nelle fabbriche che erano lì. In teoria non si poteva uscire di casa. Ad un certo punto è stato fatto anche il provvedimento che uscivano solo a giorni alterni, un giorno i maschi e un giorno le femmine. Prima di Pasqua c'è stato proprio il blocco del paese, quindi nessuno poteva uscire di casa. E in parte c'era ansia, però dall'altra comunque ovviamente si sono cercati anche di prendere provvedimenti in parrocchia, al taglier, per il benessere soprattutto poi delle persone. Per esempio si dava da mangiare fuori se qualcuno veniva a portare i viveri, cioè si offriva il matessito fuori, e lo scambio dei viveri veniva fatto all'esterno della casa, si cercava di non far entrare nessuno. Quindi in realtà questo mese, cioè questo ultimo mese, è stato abbastanza particolare anche in Perù, ecco. L'emergenza si è fatta sentire anche laggiù. E hai avuto difficoltà a rientrare, a tornare a casa? Il mio primo volo è stato cancellato.
già a metà marzo, quando avevano detto che avrebbero chiuso i voli, già mi avevano detto che il mio volo sarebbe, non ci sarebbe stato. Poi diciamo che è stata tutta una corsa con questi voli, perché sarei dovuta rientrare già a metà marzo, poi intorno al 20 di marzo, il 30 marzo la Farnesina aveva organizzato un primo volo, ma non siamo riusciti a comprare i biglietti, e poi il 13 di marzo, il 13 aprile è stato l'ultimo volo organizzato alla Farnesina e lì siamo riusciti a comprare i biglietti. Però è stato una bella corsa con questi voli e questi biglietti. Bene, allora, e adesso sei in quarantena, quindi devi stare bloccata in casa, come tutti peraltro. Sì, 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 sono qui in casa, in taverna. Bene, ecco, Martina, come hai trovato l'Italia? Con che occhi l'hai vista l'Italia quando sei ritornata? Allora, finora ho visto veramente poco, perché con il fatto che non si può uscire di casa ho visto molto poco. Però, ecco, cioè, un po' parlando con le persone, sicuramente da una parte sento che c'è un po' di ansia per questo coronavirus, dall'altra tanta speranza che possa finire, che possa tornare tutto alla normalità, diciamo. Ho trovato un'Italia un po' particolare, ecco. Non mi aspettavo, tornando, di trovarmi in questa situazione. Bene Martina, allora questa esperienza credo che sia stata un'esperienza particolarmente ricca per te, e l'operazione Mato Grosso continua anche qua, però. Sì, non so bene ora come sarà, cosa farò, sicuramente mi piacerebbe anche qui fare qualcosa, qualche campo di lavoro. Ora c'è un po' di preoccupazione comunque, perché le missioni dell'OMG che sono in Sud America vivono grazie al lavoro che fanno i ragazzi italiani, le raccolte di viveri, tutti i lavori che fanno per poi mandargli i soldi, quindi in realtà anche ora giù c'è un po' di preoccupazione, come ovviamente c'è qua assolutamente, perché non si sta lavorando. Sicuramente cambierà qualcosa qua e cambierà qualcosa anche nelle missioni giù. Sì, ecco, ci auguriamo che questa situazione non vada a influire sui più poveri, che sono sostenuti dalla generosità dei paesi che possono dare una mano. Speriamo che non avvenga questo. Grazie Martina, bentornata in Italia allora. Grazie, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Allora, rientriamo in studio e, cari amici, abbiamo sentito di questa l'esperienza di Martina, che è andata nell'operazione Mato Grosso. L'operazione Mato Grosso è un'operazione di aiuto missionario sostenuta da molti giovani della nostra diocesi che si recano nei paesi del Sud America, e avete sentito qua sulle Ande, sulle montagne del Perù. È un'operazione questa che ha due fasi, potremmo dire, quella che riguarda il nostro territorio, dove si raccolgono delle risorse per i poveri, e poi coloro che vanno, la famiglia di Danilo, cui faceva riferimento, che si trasferisce giù per un periodo di tempo più o meno lungo per condividere l'esperienza con queste popolazioni che sono in difficoltà e che ricevono non solo l'aiuto materiale, ma anche un aiuto di presenza, di condivisione, di vita insieme con queste popolazioni delle Ande. E lo fanno con una delle caratteristiche della carità, della generosità, che è quella non solo di dare cose, ma di dare se stessi.
come credo sia una delle lezioni del Vangelo, no? Il Vangelo, Gesù ai discepoli dice: date voi stessi loro da mangiare, che vuol dire non solo il dare le cose, ma dare il coinvolgimento nel donare le cose e darlo con amore. E abbiamo sentito, mi pareva trasparisse anche dal modo col quale Martina ci ha parlato, di tutta questa tenerezza, questa attenzione e questa gioia anche che ha provato nel vivere questa esperienza missionaria. E adesso vedremo come si potrà trovare la maniera per non interrompere questo flusso di generosità che mantiene, attenzione, non qualcosa di accessorio ma di essenziale per la vita di queste popolazioni, di coloro che vanno ad aiutare. Siamo stati in Perù, adesso rientriamo nel nostro territorio e parliamo ancora di un'iniziativa di solidarietà, è l'iniziativa della Fondazione Antiusura. La Fondazione Antiusura, che è nata 10 anni fa, Santa Maria del Soccorso Onlus, 10 anni fa nasceva anche nella nostra diocesi, e vediamo ora con la presenza di uno dei volontari di questa associazione, Massimo Biasotti, di vedere un po' il resoconto che è stato presentato quest'anno. Buongiorno Massimo, benvenuto in trasmissione, come sta? Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e grazie dello spazio che ci date. Allora, intanto la prima cosa, Massimo, se può presentare la Fondazione Antiusura, di che cosa si tratta, che cosa compie, da chi è formata. Abbiamo detto che ha 10 anni nella nostra diocesi, invece se ha una storia più lunga, da dove viene. Ecco, se può darci qualche informazione a questo proposito. Assumerla così. La Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso Onlus nasce a Genova, promossa e voluta dall'arcivescovo di allora Teta Manzi. Ha una storia quindi oltre più di 20 anni a livello di fondazione nata a Genova. Nella nostra diocesi esisteva già anche prima di questi 10 anni un piccolo nucleo. Poi Sua Eccellenza, il nostro Vescovo, ha deciso di potenziare il nucleo invitando alcuni di noi che eravamo andati in pensione. Adesso è un gruppo. Sono, è il bello della diretta questo. Sì, cosa ha fatto? L'ha buttato fuori dalla finestra al telefono? È buttato mia moglie. Era semplicemente, per dirla, e mi piace dirlo in diretta, era semplicemente un fornitore che mi avvisava che mi stava consegnando a casa perché io non esco. E approfitto della diretta per raccomandare a tutti di stare a casa. Mi scuso quindi per il molto disturbo. Bene, corretto. Era semplicemente prego, ma è il bello della diretta. Tornando a noi, la fondazione nasce quindi per volontà dell'arcivescovo di Teta Manzi, e il nostro vescovo 10 anni fa ha convocato diversi di noi che eravamo andati in pensione, ex bancari la maggior parte, e ci ha chiesto di occuparcene in maniera più ampia. Approfitto e mi scuso con le persone che mi sentiranno, che magari sono direttamente interessate, perché io ho un caro ricordo di chi mi ha chiamato a fare questo servizio per nome e per conto del Vescovo, che è Cesare Di Noto, di cui porto un ricordo grandissimo nel cuore. Detto questo, la nostra fondazione si occupa di quello che facciamo noi è tutto gratuito, premesso. Prima di tutto gratuito. Facciamo finanziamenti a fondo, non diamo il fondo perso, facciamo il finanziamento a rientro, per piccole cifre li facciamo direttamente noi senza interessi, per cifre più importanti abbiamo la convenzione con due banche qua nel Tiguglio, Intesa San Paolo e Carige, che hanno dei finanziamenti di durata, arriviamo ai finanziamenti di durata al massimo 5, eccezionalmente 6 anni, a tassi inferiori al 2%, all'1,60, all'1,70, adesso in questo momento non ho il tasso aggiornato a mano, ma questi sono i tassi annuali. Per cui il rimborso, perché li fanno? Perché sono garantiti 100% dalla fondazione. Il rischio che ci prendiamo noi, cioè il rischio che poi è il servizio, ci prendiamo noi di dire alle banche: voi date i soldi, se non pagano paghiamo noi. E le banche in questo sono tranquille. Però noi lo facciamo con degli interventi a favore di chi? Dei non bancari. Cioè antiusura significa che noi interveniamo quando le banche non fanno più credito. E questo si intende per antiusura. È più che altro una prevenzione all'usura. Ovviamente se incontriamo degli usurati
non possiamo fare altro che dire rivolgetevi alle forze dell'ordine e poi in quel caso con la collaborazione delle forze dell'ordine possiamo intervenire per aiutarvi. Non possiamo certo intervenire per finanziare usurati che diano i soldi agli usurai, questo è fuori discussione. No. E questa credo che sia una cosa importante, perché chi cade nel gorgo dell'usura a volte continua ad indebitarsi e non è un bene. Lì bisogna rompere quel cerchio mortale, no? Bisogna interromperlo, trovare il modo perché si metta una parola fine, poi si andrà a risolvere le questioni con gli usurai, ma che non si moltiplichi quel circolo vizioso. Approfitto di una cosa allora, già che parliamo di circoli viziosi, di sollevare un argomento di cui ci occupiamo molto, il gioco, l'indebitamento da gioco d'azzardo. Anche lì interveniamo sovente in questi casi, però la condizione è che il giocatore passi in cura, cioè vada al CERT, venga al CERT, che c'è una struttura bellissima qua nella nostra diocesi, nella nostra ASL o diocesi che è lo stesso, venga preso in cura e smetta di giocare. Notiamo che è indispensabile in questi casi l'intervento di tutto il nucleo familiare. Da solo difficilmente ce la fanno. Quando la famiglia è con loro, sovente, per esperienza diretta, per esperienza di casi che abbiamo incontrato, per dissoluzioni che abbiamo fatto, trovate e portate a casa, anche per cifre importanti, se ne viene a capo. Però ci vogliono due condizioni: cessare di giocare, farsi curare per la dipendenza, per la patologia, e poi interveniamo noi, ma ci vuole anche il supporto del nucleo familiare. Ecco, questo allora ci ha dato un po' il quadro di che cos'è questa fondazione antiusura. Adesso vediamo i risultati. Avete pubblicato ieri, questi giorni, il rendiconto. Ci può dare qualche informazione a questo proposito? Quindi a che punto siamo, cosa avete fatto, qual è la strada compiuta? Prego. Permetto nel quadro di inserire anche che interveniamo per problemi di cambio di casa, di cambio residenza, affitti arretrati, cioè tutte le problematiche che hanno una famiglia. Siamo intervenuti per consentire di versare i contributi per poter andare in pensione quelli mancanti, cioè questo per dare un quadro generale. Noi interveniamo in tutte le volte che si può aiutare la famiglia a uscire definitivamente da una situazione di disagio dal punto di vista di liquidità, di credito, voglio dire, di disagio, che ha una capacità di rimborso o che avrà una capacità di rimborso, e che pertanto ci mette in condizione di dire, una volta con il nostro intervento, una volta finito, la famiglia rientra nella sua normalità. Questo è il nostro obiettivo fondamentale. Se parliamo di quanto abbiamo fatto, la prima cosa che mi colpiva, rispolverando un po' i dati e guardando un po' la relazione che un caro collega ha preparato per tutti noi, Sergio, è che mi sembra fatta di un'era glaciale fa, un'era fa, perché è stata scritta il 18 di febbraio. Mi sembra veramente una cosa dell'altro mondo, perché è fatta senza considerare, avere la minima intuizione di cosa ci sarebbe capitato nel giro di 15-20 giorni, un mese da lì. E scrivevamo già allora che una delle cause principali che avremmo dovuto affrontare, comunque ci aspettavamo, confortati anche da dati di una relazione della Banca d'Italia, era la scarsità e precarietà del lavoro, l'uscita dal mercato di lavoratori autonomi e commercianti che non sono riusciti a ottenere risultati gestionali positivi. Lo scrivevamo nel febbraio 2018, adesso ne siamo altamente preoccupati. Ci aspettiamo, e tutta la Fondazione sta studiando come poter intervenire con i mezzi che abbiamo e con le disposizioni che noi operiamo in ambito di una legge ben precisa, le disposizioni di legge che ci sono per intervenire, per sostenere tutte queste situazioni che si andranno a verificare. In dieci anni per fare un po' di cronistoria, tanto per fare un piccolo assunto, dal 2010 al 2019 in diocesi di Chiavari la Fondazione ha erogato 876.000 euro per 163 interventi. Ma i numeri dicono poco. La cosa che a noi sembra più importante è che, oltre a quello, abbiamo incontrato tante persone, tante famiglie, e abbiamo creato rapporti e
fatto consulenze di gestione delle risorse, delle priorità che una famiglia deve o non deve sostenere, di quali sono le priorità anche nel saldare i debiti, di quali sono le cose essenziali che una famiglia deve affrontare, quelle che può rimandare. Tutto questo abbiamo notato che c'è un grande bisogno e per fortuna, non sempre, ma sovente capita che diventiamo anche riferimento per consigli richiesti successivamente dopo gli incontri. Se c'hanno un problema, ci è capitato sovente che alcuni alzano il telefono, ci chiamano e ci dicono: ho questo problema, cosa ne dici, cosa ne pensate? E questo per noi è un grazie che ci sentiamo dire, ecco, voglio dire, è il tipo di grazie che ci sta a cuore, sapere che riusciamo a essere credibili e attenti interlocutori di chi incontriamo. Poi posso anche aggiungere, ecco, questa cosa credo che sia di rilievo, se permette Massimo, di rilievo, perché a volte chi si trova in una difficoltà economica, in una difficoltà finanziaria, non sempre conosce quali siano i meccanismi migliori per uscirne fuori. Allora la Fondazione Antiusura offre anche un servizio di consulenza a questo proposito, dà la possibilità di avere un'interfaccia che ti aiuti per capire quali sono le strade da percorrere. Prego. Aggiungo anche questo, che è importante. Per noi è fondamentale il rapporto che si instaura con la persona. Per noi non incontriamo né degli assisti, incontriamo delle persone, incontriamo soprattutto delle famiglie. È altra condizione essenziale che vogliamo, nel caso di famiglie, che sia coinvolto dalla famiglia. Noi non interverremo mai, mai, mai su una persona che non coinvolge il marito, la moglie, il compagno o la compagna. Noi vogliamo che la famiglia sia coinvolta, perché vogliamo anche educare a un rapporto di... E sa quanto è difficile questo con chi gioca d'azzardo? Sovente viene e sta nascondendo alla famiglia la situazione di difficoltà. Il primo passo è ferma tutto, parlane con la famiglia. Questi sono un po'... E interveniamo su mille casi. Mi piace ricordare un esempio, che se chi legge la relazione lo nota. Nei dati che abbiamo fornito nella relazione, diciamo, dei rapporti percentuali, eccetera, sono esclusi, e una nota a pie lista c'è, i finanziamenti che come fondazione abbiamo erogato nel 2014 per l'alluvione. Sono stati circa 70.000 euro erogati, diciamo, nella nostra zona, nel Chiavarese. Di questi, tutti erogati a tasso zero, tutti i finanziamenti massimo di 5.000 euro, tutti i finanziamenti che, a parte qualche rara eccezione, c'è sempre, sono rientrati regolarmente. Questo per dire che si cerca di fare cose concrete. Siamo a disposizione, non chiediamo altro di poter lavorare. Purtroppo in questo periodo siamo chiusi a casa e quello che possiamo lo facciamo per telefono. E questo è il grave problema che abbiamo. Sì, in questo senso allora il riferimento può dare... Un riferimento, poi lo metteremo anche sul nostro sito, sul sito di Teleradio Pace, troverete le informazioni, ma come si fa a prendere contatto col centro antiusura? Ci può dare perché chi fosse nella necessità vi contatti? Esiste. Abbiamo anche detto, esiste la nostra segreteria di Genova, la vado a cercare su un cellulare, il cellulare di servizio della fondazione, che in questo momento, a memoria non lo so, e l'altro mio cellulare ovviamente è volato via, come si è visto in diretta. Come si è visto in diretta, bene, sto cercando di collegare l'altro telefono per arrivare. C'è la nostra segreteria, in questo momento ovviamente in fondazione non c'è nessuno, però il nostro consulente di informatica ci ha messo in condizione che, chiamando il numero della nostra segreteria, viene ribaltato su dei volontari che sono resi disponibili a rispondere a turno al telefono. E poi, se riguarda il Tigullio, ce lo smistono a noi, tanto per essere chiari. E sì. Arrivo anche col numero piano piano, perché... Allora. Sì. Allora, chiedo intanto alla regia, piano piano, se può mettersi in condizione di scriverlo in video. Sì, ma ce l'hanno già in regia, Certo, quel telefono... Il telefono che è volato fuori era migliore, è più veloce. No, era il mio personale, diciamo, non era il baracchino che ho adesso, infatti. Per capirci.
Infatti era un'altra cosa, suonava meglio. Cosa, tanto per essere molto chiari in diretta, tanto per essere delle rubrica, sì, ecco. No. Allora, intanto la regia si sta attrezzando per metterlo in video. Chi avesse necessità o se sappiamo di qualcuno che possa avere bisogno, possiamo segnarci questo numero, soprattutto i giocatori compulsivi, purtroppo sono tante le storie di persone che sono rovinate con il gioco. Adesso non si può uscire per andare a giocare alle macchinette, alle slot machine, magari qualcuno sta vivendo un momento, come dire, di purificazione, vuole rimettere a posto il passato, vuole cambiare pagina della sua vita, vuole provare a uscirne fuori, ecco, allora questa può essere un'occasione, e l'occasione passa anche attraverso l'aiuto di qualcuno, non ci se la fa da soli, ci ha detto prima Massimo, e lasciarci aiutare vuol dire concretamente uscire, il primo passo di solito da queste situazioni di compulsività o di vizio del gioco, il primo passo efficace non è quello di dire voglio smettere, ma quello di dire voglio farmi aiutare a smettere. Quando chiediamo di farci aiutare, quello è un passo concreto, finché diciamo ce la faccio da solo non si è ancora cambiato nulla. Quando diciamo invece chiedo aiuto, chiedo una mano a qualcuno, allora in quel momento lì il passo buono è fatto. Se riusciamo a trovarlo, bene, altrimenti lo cerchiamo noi. Stavo cercando adesso sul computer i documenti della fondazione, cercando un attimino di fare una carta intestata, perché in questo momento mi avete beccato che non c'ho il numero, che non c'è più il mio cellulare. Eccoli, allora vediamo un po' se chi arriva per primo. Vediamo chi arriva per primo. Allora, il telefono della Fondazione Antiusura è questo, 010 perfetto 25 13 577. Allora scriviamolo, 010 25 13 577. C'è anche una mail, operatori@antiusuragenova.it. Perfetto. Chiedo scusa, allora, ma questi sono, abbiamo trovato. Ma si figuri. No, quando volano i telefoni lo fanno questa cosa qui, Allora, 010 25 13 577, e la mail è molto facile, operatori@antiusuragenova.it. Questo indirizzo è facile anche da memorizzare. Ecco, abbiamo il numero di telefono, scrivetevelo, chi fosse interessato può far riferimento. E ci diceva Massimo, ci sarà qualcuno che si prenderà carico di istituire un rapporto. Viene comunque mantenuto il rapporto, e dico di più, l'orario è dalle 9:30 alle 12 dei giorni lavorativi, da lunedì al venerdì. Anche in questa fase, pur essendo assenti fisicamente in fondazione la nostra segreteria, che normalmente c'è sempre le due segretarie fisse tutti i giorni presenti, oltre ad altri operatori, ecco, rispondono comunque al telefono. Per quello che riguarda il Tiguglio veniamo contattati, ci vengono mandati i riferimenti e poi noi chiamiamo le persone eventualmente interessate. Mi permetto di ricordare ancora una cosa, che noi lavoriamo tanto con la collaborazione in rete con tutte le strutture di assistenza, prima di tutti la Caritas, i servizi sociali dei comuni, il CERT, la struttura anche di psicologia e psichiatria dell'ospedale, gli assistenti sociali dell'ospedale dell'ASL, cioè il nostro è un lavoro d'equipe e sovente questo aiuta a risolvere molti molti problemi. Con la collaborazione, con la pazienza, con quello che si può fare. Il consorzio Tassano, tanto per ricordarne uno, con cui sovente abbiamo contatti. Ecco, queste sono le situazioni che ci permettono di essere presenti sul territorio. Siamo a disposizione dei parroci, basta che ci contattino, e di tutte le strutture che operano nel Tiguglio e nella diocesi di Chiavari.
Molto bene, grazie Massimo, grazie a tutta la struttura della Fondazione Antiusura. Ricordiamo ancora una volta il numero di telefono 010 siamo qua, ormai siamo 7 25 13 577. Esatto. 010 25 13 577. Bene, grazie, la lasciamo andare a recuperare grazie. Il telefono adesso. Grazie mille, arrivederci, buon lavoro. Buona giornata, ancora buona Pasqua. A lei. Bene, cari amici, abbiamo sentito la Fondazione Antiusura che si occupa di chi per tante ragioni si è trovato in difficoltà economiche ed è in particolare chi rischia di cadere o è caduto nelle mani degli usurai. E usuraio sembra un termine antico, no? Gli usurai che c'erano una volta. Beh, non è così, non è così. Ci sono tante situazioni nelle quali proprio perché ci si imbatte in una condizione, magari a volte anche per ragioni particolari, molto strane, uno si trova in difficoltà e non sa a chi rivolgersi, oppure si rivolge alle persone sbagliate. Allora la Fondazione Antiusura interviene con intanto dei consulenti, con la possibilità di aiutare, di mettere in rete, come ci diceva Massimo Biasotti, di mettere in rete questa problematica, di farla diventare una possibilità di concorso di un'equipe che aiuti e laddove è possibile anche con un finanziamento tale da poter risolvere il problema in modo positivo. Avete sentito, le cifre sono ingenti, oltre 800 mila euro erogati in questi 10 anni e 70.000 poi nell'evenienza dell'alluvione del 2014, quindi sono cifre importanti che dicono tutta un'attività, ma ci diceva Massimo soprattutto il rapporto con le persone che sono state aiutate e in tanti casi veramente ci se la fa quando qualcuno ci dà una mano, ci dà un consiglio, tante persone che sono uscite fuori da questo gorgo che a volte rovina la persona e le famiglie. Dopo aver parlato di questo, passiamo ad un altro argomento. È con noi Giovanni Falcini. Buongiorno, signor Falcini. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Eccoci. Siamo collegati da Chiavari. Esatto, allora, signor Falcini, intanto lei la chiamiamo per due aspetti. Lei è uno sportivo, ci dica di quale sport si occupa, così molti la conosceranno, ma ci può dire. Mancherebbe, ma il mio sport, la mia passione è legata al mondo della scherma. Sono maestro della Chiavari Scherma, e dalle una società che diciamo è nata nel 67, nel lontano 67, e proprio nell'anno del 50° di fondazione avevamo organizzato a Chiavari i campionati europei master con la presenza di oltre 1500 partecipanti provenienti da tutta Europa e con una ricaduta anche interessante sul territorio di un 5000 persone. E questo diciamo che è stato un pochettino proprio l'apice di questi ormai 52 anni di attività. E attualmente purtroppo legato a questa emergenza del coronavirus e anche noi siamo stati obbligati a interrompere l'attività agonistica. E diciamo che fortunatamente al giorno d'oggi con questi strumenti con i quali anche adesso stiamo dialogando c'è la fortuna di poter comunque controllare i nostri ragazzi e sto facendo attività tutti i giorni, ci colleghiamo con un gruppo di nostri atleti che hanno un loro programma e stanno svolgendo da casa per quanto è possibile per i più fortunati all'aria aperta, se hanno dei giardini o dei locali diciamo di dimensioni più ampie e fanno attività, provano a fare un po' di attività agonistica per tenersi in forma, di attività fisica. Sì, non si può, come si dice, colpire di scherma via WhatsApp, non ci si riesce. No, purtroppo no. Diciamo che l'attività è soprattutto rappresentata da studi, in pratica teoria, gli ho dato dei testi da leggere, perché la scherma è uno di quegli sport che oltre all'attività prettamente fisica e c'è proprio la parte diciamo preponderante che è quella tattica, perché si basa
Principalmente è una brutta cosa, nel senso che nella vita non si dovrebbe mai fare, però l'attività schermistica è basata soprattutto sull'ingannare l'avversario, sul volergli far fare delle cose che lui pensa che siano per il suo bene, e invece noi lo inganniamo per riuscire ad arrivare al bersaglio, per poterlo toccare. E quindi diciamo che i nostri ragazzi in questo momento dividono, diciamo, l'attività in una parte legata appunto allo studio della scherma, che magari durante l'anno non c'è mai la possibilità di approfondirlo così, e una parte di esercizi generici che possono essere per il potenziamento fisico, le attività legate al nostro sport, che sono, diciamo, magari la forza elastica, la forza esplosiva. Quindi hanno una serie di compiti, però credo che la vera, diciamo, il vero motivo per il quale tutti i giorni ci incontriamo è proprio anche per avere questa mezz'ora, quest'oretta di tempo per passarla assieme. E ricordo che la maggior parte dei nostri ragazzi hanno età che vanno dai 6-7 anni fino ai 15-16, quindi per loro credo che sia anche importante ritrovarci, appunto con Zoom riusciamo a vederci tutti, siamo una quindicina di ragazzi che ci riusciamo a collegare tutti i giorni, e quindi anche un momento per passare un po' di tempo assieme. Ecco, signor Felcini, oltre a questo, lei ha preso contatto con noi anche per potremmo dire una serie di effetti prodotti dal coronavirus. Ci sono alcuni suoi fornitori, clienti, che si sono trasformati, hanno cambiato le loro produzioni in questa evenienza dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Ci può raccontare qualcosa a questo proposito? Sì, volentieri. Diciamo che la mia attività principale dall'87, che sono un puro agente di commercio, e il mio settore, diciamo, storico, quello attuale, è sempre legato al mondo della stampa, quindi tipografia, cartotecnica, espositori, scatole e quant'altro. E una serie di queste aziende, che soprattutto nel territorio ligure, è riuscito, diciamo, a convertire alcune linee di produzioni e si sono adoperate, diciamo, per prodotti legati all'emergenza del Covid-19. E tra queste posso citarne alcune che sono appunto proprio nelle nostre vicinanze e che si sono convertite sulla produzione di mascherine. E tengo a precisare che queste mascherine sono esclusivamente mascherine legate all'emergenza e non possono essere dei presidi medici, anche perché c'è tutta una serie di certificazioni da fare, che è una parte molto burocratica e molto lunga. E ne posso citare alcune: una è la Giada e l'altra Maleficio di Recco, poi ho la Canepa e Campi di Arenzano, che è un'azienda storica di produzione di bandiere, che in pratica anche loro si sono messi a produrre mascherine, mentre la Nuova Algis, che è una mia serigrafia che generalmente stampava su materiali plastici, ha fatto una conversione e hanno fatto una linea di produzione per visiere, che sono più protettive. E poi ho un'altra società, che è la Snodo CEC diciamo Solution. Uno dei titolari è il signor Nicola Odone, oltretutto, diciamo, una famiglia abbastanza conosciuta di Genova nell'ambito dell'ASCOM, eccetera, che loro generalmente lavorano nel plexiglass e hanno fatto una serie di prodotti, di barriere che vengono proprio utilizzate da qualsiasi attività, che può essere commerciale, negozi, concessionari di automobili, aziende produttive, dove c'è la necessità di porre appunto una barriera di protezione tra una persona e l'altra. E quindi ci siamo un attimino anche noi trasformati, nella speranza che poi si possa riuscire a ripartire con le nostre attività principali, ma purtroppo in questo momento, dove, diciamo, l'unica cosa certa è che i costi delle aziende continuano a esserci, e quindi hanno cercato di fare il possibile per riuscire, diciamo, a essere sempre attivi, a essere presenti sul mercato e soprattutto poter dare anche, essere utili, dare una mano anche a
tutte quelle attività che io mi auguro nel breve tempo possibile, adeguandosi a tutte le normative, possano, diciamo, riprendere la loro attività, anche perché credo da parte mia che finché, appunto, come si diceva prima con lei telefonicamente, finché non ci sarà un vaccino o non ci sarà una cura, saremo obbligati e costretti a utilizzare, diciamo, questi strumenti per poter ritornare a una parvenza di normalità della vita, che ci auguriamo tutti. E comunque c'è stata una rapidità di conversione produttiva che abbiamo visto da tante parti, perché a fronte di questa esigenza, in primo luogo c'è stata l'esigenza di trovare il modo di aiutare coloro che erano sul campo. Certo, le certificazioni possono arrivare solo dopo. Abbiamo sentito le aziende che hanno provato le certificazioni, non hanno avuto problema a riconvertirsi come azienda, ma a trovare il modo di avere il pezzo di carta che giustificasse quello che facevano. Mentre per il plexiglass, l'abbiamo visto in tanti negozi, c'è stata da subito la possibilità di trovare il modo di rendere efficace una conversione industriale. Direi proprio di sì. Poi fortunatamente ritengo che nel nostro DNA, proprio di italiani, di genialità del nostro estro, eccetera, proprio nei momenti di difficoltà le persone si ingegnano per trovare dei rimedi che sono stati appunto trovati, come dicevo, in tempi abbastanza rapidi. Purtroppo per alcune situazioni c'è necessità di affrontare poi delle procedure burocratiche che in questo momento sono sicuramente lunghe, e ritengo che anche da parte di chi è dalla parte di chi deve dare queste certificazioni sarà oberato di mille domande, e quindi i tempi sicuramente sono lunghi, però per l'immediato le soluzioni si sono trovate. E poi le dico, vista a parte i nomi che ho citato, ma proprio nel nostro comprensorio ci sono tantissime attività, tantissime persone che sono riuscite proprio anche nel loro piccolo a trovare delle soluzioni che possono essere utili alla collettività, anche perché, come dicevo prima, la necessità qui è per tutta la popolazione, quindi la richiesta è veramente forte, è enorme, e come dicevo prima non sarà una cosa che durerà purtroppo pochi giorni. Non sappiamo, nessuno credo che oggi possa dire quando questa emergenza finirà, ma con dispiacere presumo che sia sicuramente una questione di mesi e non di giorni, ecco. Però ribadisco soprattutto il grande estro proprio della nostra gente, ecco, di adoperarsi nei momenti di difficoltà per trovare delle soluzioni, e speriamo che si trovino anche delle soluzioni economiche, e nello stesso tempo che anche la gente, perché io ho notato in questi ultimi tempi che purtroppo c'è parecchia insofferenza, e io vedo anche da parte mia, e come dicevo prima sono sempre stato abituato a fare sport, a muovermi, e pur cercando di rispettare le regole e di andare magari a fare attività proprio nei 200 metri vicino all'abitazione, però vedo che c'è gente che ha insofferenza, e quindi speriamo che anziché, diciamo, questa insofferenza essere gestita in maniera negativa, venga gestita in maniera positiva, anche per un aiuto alle persone che possono avere più necessità, e quindi un contributo positivo e non negativo, ecco, quindi il cercare di darsi effettivamente una mano l'un con l'altro anziché cercare, diciamo, situazioni per creare scontri o quant'altro, che questo credo che sia il momento meno adatto perché avvenga ciò.
Grazie signor Felcini, certo dobbiamo trovare il modo di metterci in unità, di lavorare insieme, di trovare le strade perché ci sia quella creatività a cui faceva riferimento adesso, sicuramente adesso nell'emergenza, ma anche dopo, perché il dopo sarà nuovo, non lo conosciamo ancora, e chiederà come hanno fatto i nostri genitori, i nostri nonni, che dopo la guerra sono stati capaci di ricostruire l'Italia, di rimetterla non solo in sesto, ma di portarla ben più avanti di dove era prima. Forse è la stessa sfida che è rivolta a noi, cercando di vivere e di riscoprire di più i valori della nostra comunità nazionale, delle nostre individualità, delle nostre risorse e di quel dono di creatività che ci viene riconosciuto e noi un po' ci riconosciamo come italiani, che credo in questo frangente sia quanto mai necessario e quanto mai sarà necessario. Grazie. Grazie a voi, grazie. Arrivederci, arrivederci, grazie dell'invito. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Abbiamo avuto questo collegamento con questa persona, duplice ruolo di imprenditore e di sportivo, e in tutti e due i campi bisognerà trovare la strada per riprendere con entusiasmo, con forza e con delle direttrici nuove. Si è parlato della riconversione di aziende che hanno cominciato a produrre dispositivi di protezione individuale oppure collettiva, come le barriere in plexiglass in questo tempo, ma anche credo che ci sarà bisogno di una riconversione di alcune aziende che, ripeto, una cosa che già ci siamo detti sulla scorta di quanto il Papa anche ci ha invitato a riflettere, stornare delle spese da settori che sono improduttivi o che producono cose, diciamo, che nessuno si auspica di usare, come quello delle armi, a settori invece produttivi. La profezia che troviamo nella Bibbia, trasformerò le lance in falci, oggi si potrebbe dire trasformerò i carri armati in mieti trebbiatrici, oppure le navi da guerra in navi mercantili, oppure gli armamenti leggeri in strutture sanitarie, oppure ancora le caserme in scuole. Ecco, metteteci quello che volete. Mi auguro e credo che dovremo lavorare anche per domandarci che cosa serve veramente alla popolazione umana. In questo tempo abbiamo vissuto, stiamo vivendo una pandemia dove ci siamo accorti che i nemici non sono gli altri, non sono gli altri esseri umani, non sono i fratelli, ma sono magari le cose minuscole che ci chiedono di creare solidarietà, di creare tessuto tra tutti, perché insieme ci se la può fare. Adesso tantissimi stanno lavorando per la ricerca, tantissimi si stanno impegnando al servizio degli altri e credo che questa sia la strada sulla quale dovremo riconvertire i nostri cuori, le nostre menti, le nostre volontà, la nostra creatività per quello che ci attende. Siamo ora in collegamento con uno che si dà da fare nel suo settore, che è un sindaco, il sindaco di Casarza Ligure, Giovanni Stagnaro. Benvenuto signor sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, signor Sindaco, intanto come va la situazione in quel di Casarza? Allora, intanto faccio alcune considerazioni per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, che è pressoché stazionaria. Abbiamo 16 persone positive sul territorio, con i relativi nuclei familiari in quarantena obbligatoria. La situazione, diciamo, che è stabile da un po', quindi questo dato non ci deve assolutamente far mollare la presa, però ci sta facendo capire. C'è un'interruzione, questo è il problema che nasce quando i collegamenti sono via internet. Ecco, è ritornato. Chiedo una cosa al sindaco, mi sente signor sindaco? Sì. Se è collegato col telefono bisogna disabilitare la funzione telefono. Oppure chiedere a qualcuno lì dove si trova che non utilizzi troppa banda internet, perché altrimenti ci sono queste cadute di linea. Vabbè, aspettiamo, vediamo se ritorna la linea. Ecco, ci stava dicendo, il sindaco ci stava aggiornando sulla situazione sanitaria, perché noi abbiamo i grandi numeri della situazione sanitaria aggiornati quotidianamente, ma poi ci sono
le storie, le vicende, le situazioni particolari del nostro territorio, e sappiamo che poi questo ci mette nel contatto diretto quando abbiamo la persona cara che viene a mancare, quando l'amico, quando il conoscente viene ricoverato, quando abbiamo la gioia di vedere qualcuno che esce, che torna a casa e ricomincia una vita normale, o quantomeno si avvia a riprendere una vita normale. Ecco, questi sono poi i dati sperimentali che ci fanno ricordare che non si tratta mai di numeri, ma di persone, che abbiamo a che fare non con delle statistiche, ma con delle famiglie, delle storie, delle vicende umane, che sono quelle che restano coinvolte in questa pandemia. Vediamo se riusciamo a riprendere la linea con il sindaco. Giovanni, mi risente? Ecco, l'avevamo persa. Stava aggiornandoci sulla situazione sanitaria. Prego. Sì, allora ci sono, ripeto, 16 persone positive con i relativi nuclei familiari in quarantena obbligatoria. Quindi la situazione è stazionaria dal punto di vista sanitario. E questa è la prima cosa che volevo dire. Sono stati fatti anche dei controlli all'interno della casa di cura di riposo Chiara Luce di Francolano, la RSA, e tutti sono risultati al momento negativi. Quindi non abbiamo nessun positivo né negli ospiti né nel personale sanitario o comunque che lavora all'interno della struttura protetta Chiara Luce. Questo lo volevo dire perché in questi giorni ci stanno ascoltando tante notizie per quanto riguarda anche le residenze protette. Questo dal punto di vista quindi sanitario. Volevo fare alcune considerazioni invece sulla cosiddetta emergenza alimentare e sociale. Il nostro comune si sta impegnando molto su questo. Voglio ringraziare tutto il personale, dall'assistente sociale a tutto il mio gruppo e ai tantissimi volontari, alla Croce Verde Casartese, ai volontari di protezione civile, al Banco Alimentare, alla Croce Rossa, alle associazioni di protezione civile, all'ERA, a tutti coloro che comunque stanno facendo un enorme servizio per le persone più bisognose. Abbiamo consegnato in questa settimana 350 buoni spesa, oltre i 43.000 euro che ci sono stati destinati dal governo. Abbiamo investito con soldi comunali altri 25.000 euro per dare risposta a tutti coloro che hanno autocertificato la loro condizione di disagio sociale. Certamente faremo delle verifiche anche attraverso la Guardia di Finanza, perché questi sono soldi che devono andare alle persone che hanno avuto un cambiamento della situazione reddituale. Oltre a questo, stiamo però portando avanti un'assistenza alle persone ancor più bisognose. Abbiamo attivato un codice IBAN, sono arrivati già oltre 5.000 euro, già l'ultima volta che ci siamo sentiti avete anche voi dato questa comunicazione, vi ringrazio. Lo voglio rimettere, questo codice IBAN, ce l'ho qui davanti, lo vado a leggere. Allora, lo stiamo già mettendo anche noi, signor sindaco, ce l'abbiamo in grafica, quindi può... Lo si legge ugualmente, può toglierlo, allora, così vediamo le... Sì. Ce l'abbiamo, perfetto, sulla grafica. Sì. Benissimo, ve lo dico una volta, è Imola Torino 02W061753192 6x00000005680580. Con questo codice IBAN si può dare un contributo e questi denari verranno distribuiti attraverso una convenzione che stiamo facendo col Banco Alimentare, quindi le parrocchie di Casarza Ligure. Destineremo dei pacchi a casa delle persone più bisognose. A tale proposito voglio dare il numero di telefono che si può chiamare, il numero dell'assistente sociale di Casarza Ligure, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per le persone che hanno bisogno di questo servizio. Ve lo do qui, ve lo faccio vedere, 320 77 47 784, quindi 320 77 47 784. Questo numero di telefono può essere utilizzato sia per richiedere questi pacchi. Un pochino alla sua sinistra. Sì, ok, perfetto, eccolo qua, ci siamo. 77 320 77 47 784. Questo numero di telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, risponderà all'assistente sociale sia per coloro che hanno bisogno del pacco spesa a casa, comunque di un'assistenza alimentare, sia per coloro che hanno bisogno di fare la spesa e hanno le risorse per farlo, ma sono persone anziane, immunodepresse,
che non possono uscire di casa, che non hanno una rete amicale e familiare, quindi i nostri volontari di protezione civile provvederanno a portare a casa la spesa, gli daranno logicamente il resto con lo scontrino, per evitare che le persone escano di casa, anche coloro che hanno bisogno delle medicine e quindi non possono uscire, portiamo a casa anche le medicine. Molto bene, allora ha qualche situazione particolare che ha sentito di difficoltà su questo piano? Perché a volte ci sono quelli che hanno necessità e non chiedono. Accade sì. Anche lì? Accade anche qua, accade anche, logicamente mantenendo comunque la privacy, accade anche che tante persone che non sono di solito seguite, famiglie, sia dai servizi sociali, sia comunque fortunatamente da una rete delle parrocchie di volontariato. Voglio anche ringraziare l'associazione Lazzarotto che sta facendo un servizio di consegna pasti caldi alle persone e comunque tutti coloro che si stanno impegnando su questo versante. Stiamo riscontrando che ci sono persone che di solito non vengono seguite dai servizi sociali che ora si trovano in grossa difficoltà. La porta del comune è sempre aperta, sia fisicamente con le dovute distanze, ma soprattutto attraverso il grandissimo rapporto che abbiamo anche via social. Io ringrazio pure la vostra televisione, coloro che comunque danno le informazioni, perché le persone hanno bisogno assolutamente di avere questa presenza. La consegna delle mascherine è un altro elemento che sta tranquillizzando un po' i cittadini, stanno arrivando a tutti, dove ne arrivano di meno, ho già detto di comunicarmelo perché cercherò, perché a volte anche i postini che stanno facendo un lavoro enorme e voglio ringraziarli, ma molte volte trovano una cassetta delle lettere invece che due, quindi magari mettono due mascherine invece che tre o quattro, quelle che mancano possono essere distribuite intanto dalla settimana prossima presso le edicole e le farmacie. Regione Liguria ci ha detto che distribuirà anche in questi posti e poi potete contattare il comune perché cercheremo di provvedere anche per le persone a cui la mascherina in questo momento non è arrivata. Stiamo cercando noi in questa fase di dare veramente un'assistenza molto sociale, di contatto umano, anche se non fisico, ma un contatto umano alle persone. Il signor Sindaco può dirci qual è la normativa attuale esistente per la Regione Liguria sulle mascherine? Allora, ad oggi non c'è un'ordinanza che obblighi le persone a mettere la mascherina. Ci sono sindaci vicino anche al mio comune che hanno fatto delle ordinanze. Io sto valutando questa situazione, però prima voglio intanto che le mascherine vengano distribuite a tutti i cittadini e in secondo luogo che comunque ci sia una normativa, se non nazionale, almeno regionale, uniforme su tutto il territorio. Certo è che le mascherine sono consigliate se si va in un locale chiuso, presso gli esercizi commerciali, presso gli uffici pubblici. La cosa fondamentale che ci dicono tutti, anche la Regione, è il mantenimento delle distanze di sicurezza, almeno un metro e mezzo, il lavarsi le mani, utilizzare comunque i guanti dove si va a toccare e disinfettare le superfici. E la mascherina viene usata come qualcosa che va ad aiutare questo sistema. C'è stato detto molte volte, anche ultimamente dal Presidente della Regione, quindi la mascherina viene distribuita e una volta che sarà distribuita a tutti e si dovrà entrare nella cosiddetta fase 2, che ci aspettiamo arrivi ai primi di maggio, quindi ci sarà un pochino più di possibilità di movimento, vedremo Regione Liguria e il Governo se disporrà l'obbligatorietà dell'utilizzo della mascherina e anche a Casalta Ligure saremo i primi a fare rispettare questo obbligo. Ecco, intanto signor Sindaco le do una notizia in tempo reale, c'è stato 3 minuti fa mentre lei parlava un terremoto, non so se l'ha sentito, io ho visto che anche il suo computer oscillava. Sì, ma non grave, sempre come c'è stato ieri sera nella zona di Piacenza, abbastanza vicino, la stima da 3,9 a 4,4 di intensità ed è nella zona di Piacenza, in realtà è al confine con la nostra regione perché è dalle parti del Ferriere, quindi si tratta di vicino a Santo Stefano d'Aveto, tanto per capire, sappiamo che è una zona ad elevata sismicità. La notizia è della INGV, l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia,
niente di grave, ecco, anche ieri sera c'è stato qualcosa del genere, non ha provocato danni né alle persone né alle cose, però è una notizia, poi magari adesso la redazione ci darà ulteriori aggiornamenti. È accaduto mentre lei parlava, abbiamo visto, io ho sentito qua in studio muoversi qualcosa. E ho visto anche il suo computer muoversi, però è mosso, non anche è computer forte, ripeto, l'indice, la prima stima lo dà tra 3, 9 e 4 di intensità, si tratta di vedere poi la profondità. Certo che in questa situazione, quando c'è l'obbligo di restare a casa e ci sono i terremoti, i problemi si complicano. Va bene, grazie allora delle informazioni, abbiamo messo l'IBAN e il numero di telefono, poi comunque tutti i riferimenti al comune e alla parrocchia, ci ha fatto cenno a questo, le tante strutture di assistenza che ci sono tutte in rete, e l'importante è che anche chi si trova ad avere una difficoltà adesso non resti da solo. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. E in questo momento c'è sì. Perfetto, certo. Proprio questo è il concetto, non vogliamo lasciare molto indietro. Bene. Ok, grazie ancora, grazie a voi. Grazie signor Sindaco, buon lavoro, buon lavoro. Grazie, grazie. Adesso passiamo il collegamento in redazione, vedevo che dalla redazione stava preparando Giacomo Rizzi e qualcuno simulava un terremoto scrollandolo leggermente. Giacomo, a te la linea. Sì Fausto, qui non abbiamo, di fatto non abbiamo sentito nulla e siamo stati informati, però di fatto noi qui in redazione non abbiamo sentito nulla, anche perché comunque per chi conosce la zona qui ogni volta, anche se sono piuttosto rari, in cui passano camion o mezzi pesanti, noi sentiamo tutto vibrare in redazione. Comunque, come hai detto tu, si tratta di un terremoto localizzato diciamo nello stesso luogo dove vi era stata la scossa ieri sera intorno alle 10 di sera, quindi Ferriere, nella zona del Piacentino, però da quelli che sono i rilevamenti per adesso provvisori pare che comunque sia stata leggermente più forte come scossa. Ieri sera era intorno al 3.5 di magnitudo, invece questa mattina si tratta di 3.9 e 4.4 stimata, quindi già una scossa più consistente. E comunque diciamo che aspettiamo aggiornamenti per quanto riguarda anche l'istituto di l'ANGV e daremo sicuramente notizie più dettagliate nel corso dell'edizione del Tivoli Oggi. Per quanto riguarda altri aggiornamenti, è attivo per quanto riguarda il consultorio familiare di Cesano, un servizio telefonico di ascolto e sostegno psicologico a chiunque ne avverta necessità, naturalmente per ovviare ai problemi che abbiamo oggi per quanto riguarda i divieti di spostamento e quindi non poter andare direttamente allo sportello. Il servizio telefonico è gratuito ed è svolto da operatori del consultorio il martedì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 15 alle 17 per giovani e adolescenti. Ripeto, il martedì, giovedì, venerdì dalle 15 alle 17 e il mercoledì solamente per giovani e adolescenti, sempre dalle 15 alle 17. Il numero da contattare è 0185 32 17 57, quindi 0185 32 17 57, oppure l'indirizzo mail centroconslafamiglia@libero.it. Naturalmente è garantita la riservatezza delle comunicazioni nel rispetto della legge sulla privacy. Il contatto mail e il contatto telefonico e gli orari li trovate anche sul sito Telepace, saranno comunicati poi durante il telegiornale. Per quanto riguarda notizie di altro genere, una convenzione per l'anticipazione del trattamento di cassa integrazione è stata sottoscritta tra le parti sociali e l'Associazione Bancaria Italiana. Il provvedimento è stato sostenuto dai sindacati di CGIL e Fisac a seguito dell'emergenza coronavirus e vale per tutti gli strumenti di integrazione salariale. Hanno aderito alcune banche che potranno offrire modalità operative differenti. Le procedure sono state per quanto possibile rese telematiche per evitare spostamenti di persone e afflussi alle filiali che generano code e rischiano di generare assembramenti. Ovviamente le filiali in questo periodo, come già sapete, come abbiamo detto, lavorano a regime ridotto e di conseguenza con meno presenza di sportelli. Infine, un'anticipazione di quello che troveremo anche nel telegiornale riguarda l'economia con il consueto focus che dedichiamo al giovedì. Oggi riguarda il recente provvedimento economico che è stato strutturato dal governo in seguito a quella che è la pandemia. Parliamo del finanziamento previsto fino ad un massimo di 25.000 euro pubblicizzato in questi giorni. Adesso nel servizio vi mostriamo come funziona e come lo si può richiedere.
Il finanziamento di 25.000 euro è destinato a titolari di partita IVA, piccole e medie imprese e professionisti. Prima di richiederlo a banche, intermediari finanziari o società di leasing, occorre verificare la propria capacità di indebitamento ulteriore, poiché si tratta di un contributo che va restituito, non è a fondo perduto. La durata massima del finanziamento è di 6 anni. L'importo richiesto non può superare il 25% dei ricavi, calcolato in base all'ultima dichiarazione dei redditi o all'ultimo bilancio depositato, ovvero per i beneficiari costituiti dopo il 1 gennaio 2019 anche da altra documentazione, come l'autocertificazione. Il rimborso del capitale decorre non prima dei 18-24 mesi successivi all'erogazione del prestito. È previsto un tasso di interesse. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il modulo per la richiesta della garanzia sui prestiti fino a 25.000 euro. È importante leggerlo bene. Il beneficiario finale, infatti, richiede l'ammissione al fondo di garanzia, ma si impegna a trasmettere tutti i documenti necessari per l'accertamento della veridicità dei dati, consentire in ogni momento e senza limitazione l'effettuazione dei controlli e le ispezioni nella propria sede, accettare che il fondo possa inviare alla banca i dati sull'andamento dell'impresa, dati provenienti dalla centrale rischi della Banca d'Italia. Non finisce qui, il beneficiario si impegna anche a restituire gli importi ricevuti, in quanto la garanzia opera solo a favore della banca, ma in caso di inadempimento il fondo può rivalersi sul beneficiario per le somme pagate e proporzionalmente a queste ultime si sostituisce in tutti i diritti spettanti al finanziatore. Il beneficiario dovrà infine accettare che il nome dell'impresa, i dati fiscali e l'importo della garanzia siano resi pubblici, dovrà dichiarare gli aiuti di Stato già ricevuti, di non essere sottoposto a provvedimenti giudiziari e di non essere in corso in una delle fattispecie di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto. Bene, con questa scheda abbiamo sentito le informazioni che possiamo ritrovare sempre aggiornate sul nostro sito. Vi ricordo la possibilità di ritrovare tutte le informazioni che riguardano la nostra emittente, che riguardano le notizie pubblicate dalla nostra emittente, le varie trasmissioni che sono disponibili on demand e anche la possibilità per chi non si trova in zona di seguire i programmi in streaming, i 4 programmi di Telepace, dei canali di Telepace più il canale 187 che è il canale All News costantemente aggiornato, dove trovate anche l'ultima ora che ci dà l'informazione su quello che è l'ultimo avvenimento che è trasmesso dalla nostra emittente. Allora trovate già la notizia sulla scossa di terremoto e sarà in aggiornamento tutto il giorno. Cari amici, ora vi lascio con la preghiera di Don Claudio D'Oglio, vi ricordo questo pomeriggio alle 17 la Santa Messa da qua su Telepace 1, a conclusione della quale avremo di nuovo il nostro appuntamento di Telepace con voi, l'appuntamento che ci vede insieme per trascorrere un po' di tempo in compagnia. E questa sera alle 20.30 la preghiera del Rosario con il nostro Vescovo. Io ora vi lascio a quanto Don Claudio D'Oglio ci ha inviato con una sua preghiera in questo tempo di coronavirus. Vi do appuntamento a quest'oggi. Ringrazio Stefano Noio e Paolo Solari in regia, in redazione Maurizio Gareffa e Giacomo Rizzi che abbiamo visto e Cristiano Neto in smart working. Grazie a tutti, a questo pomeriggio. Buona giornata. Preghiera di fiducia e di supplica. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve energia, esistenza e vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell'esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell'uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio la nostra condizione, insegnandoci a trarre il bene anche dalle sofferenze. Per questo affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio. Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l'intercessione della Beata Vergine Maria e di tutti i santi, allontana da noi ogni male. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo, perché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica. Per Cristo nostro Signore. Amen.